Allora, buon pomeriggio a tutti. Mi chiamo Andrea Di Giulio, sono uno zoologo qui di Roma 3, nonché responsabile del Museo di Zoologia e Anatomia Comparata, dentro il quale ci troviamo in questo momento, e del Laboratorio di Entomologia e Parassitologia presso il Dipartimento di Scienze di Roma 3. Da circa 20 anni tengo il corso di entomologia in questo dipartimento e, come avete capito, mi occupo di insetti. Insetti che rappresentano veramente una parte fondamentale degli ecosistemi terrestri di acqua dolce. Pensate anche solo ai servizi ecosistemici dell'impollinazione, che permette la sopravvivenza delle piante a fiore, oppure la degradazione della sostanza organica, sia di origine animale che vegetale, tanto per citarne un paio. Quindi, con il loro circa milione di specie descritte finora, ce ne sono molte di più. E rappresentano i 2/3 di tutte le specie di organismi viventi, quindi veramente una fetta importantissima della biodiversità. Naturalmente, per essere studiati, gli insetti, essendo piuttosto piccoli per la maggior parte, non come alcuni di questi che sono eccezionalmente grandi, ma normalmente sono piuttosto piccoli, devono essere studiati con delle tecniche di microscopia, sia quelle più tradizionali come la microscopia ottica, ma anche con tecniche di microscopia un pochino più avanzate e più sofisticate come la microscopia elettronica o la microtomografia computerizzata che utilizziamo qui a Roma 3 e che rappresentano un pochino lo stato dell'arte della caratterizzazione morfo-funzionale di questi organismi. E nel corso appunto della chiacchierata di oggi vi farò vedere come si svolgono alcune di queste ricerche, utilizzando queste tecnologie più sofisticate e naturalmente utilizzando dei campioni che ci andiamo a raccogliere sul campo. Quindi, mentre noi ci spostiamo ora nel laboratorio di microscopia elettronica, vi manderò un breve contributo che abbiamo registrato nei giorni scorsi, non lontano da Roma, nel quale vi facciamo vedere come andiamo a raccogliere i campioni dei nostri modelli di studio e come li osserviamo appunto sul campo, contestualizzandoli a livello dell'ecosistema e del contesto naturale. Quindi ci vediamo tra un pochino, rimanete connessi e a dopo. Ed eccoci finalmente sul campo, in una zona altissima naturalità, siamo nei Monti della Tolfa, una zona protetta da direttive europee e anche per questo ancora si può ritrovare una elevatissima biodiversità, sia la biodiversità relativa agli invertebrati, agli insetti in particolare, che è quella che oggi vi raccontiamo, sia anche una biodiversità legata appunto alla fauna vertebrata. Se pensiamo che in pochi chilometri quadrati sono presenti un grandissimo numero di uccelli, praticamente la maggior parte dei rapaci del Lazio sono presenti in questa zona. Ed è proprio qui che noi svolgiamo insieme ai nostri studenti le tesi di laurea e anche le escursioni dei corsi curricolari, dove appunto portiamo gli studenti, soprattutto della laurea magistrale, ma anche coinvolgiamo gli studenti fin dalla laurea triennale, per approcciare la nostra palestra della biodiversità, che è appunto, come vi dicevo, un vero laboratorio a cielo aperto. E è importante questa zona dei Monti della Tolfa anche perché non lontano da qui, ad Allumiere, abbiamo la possibilità di utilizzare una ex base NATO proprio come Roma 3 e nella quale svolgiamo degli stage bisettimanali degli studenti che rimangono sul campo mentre i docenti si alternano, docenti di appunto estrazione ambientale, si alternano nel mostrare la biodiversità sia vegetale che animale. E siamo oggi per raccogliere qui per raccogliere dei campioni che poi andremo a analizzare in laboratorio con i potenti mezzi del laboratorio di microscopia elettronica. E in particolare andiamo a cercare alcuni insetti che
che fanno parte appunto delle ricerche dei miei allievi che vi presenterò a breve nell'opera della raccolta e del campionamento. Allora, per campionare gli insetti utilizziamo diverse tecniche molto più tradizionali, con l'uso ad esempio di pinzette entomologiche che non devono mai mancare nella dotazione di un entomologo, come anche il retino, in questo caso un retino tascabile molto comodo da portare nello zaino, che si può aprire e montare in maniera modulare. E, oltre a queste tecniche, chiaramente, che ci permettono la raccolta a vista dei campioni, utilizziamo anche tecniche un pochino più moderne, come quelle che usa Francesco, che è un nostro dottorando presso il laboratorio di entomologia di cui sono responsabile, e che utilizza appunto un drone. Lui è un appassionato di droni, ma vengono utilizzati non solo per riprese amatoriali, ma anche a livello naturalistico e di ricerca per ad esempio individuare i siti più idonei alla raccolta di alcuni campioni. Che ci dici, Francesco, di questo? Allora sì, col drone si possono fare varie cose, per esempio molti studi per quanto riguarda sia la vegetazione che anche animali grandi come per esempio mammiferi, ma anche piccoli come appunto, diceva il professor Di Giulio, certi insetti. Nel nostro caso oggi cosa stiamo cercando? Stiamo cercando un insetto che si chiama Lidus primaculatus, che generalmente si trova in particolare su un tipo di pianta chiamata Cnauzia, che ha dei fiori abbastanza visibili perché sono violetti, e quindi col drone potremo adesso andare a cercare un'area con queste piante. Facciamolo volare. Facciamolo partire. Ok, siamo arrivati finalmente nella radura che ha individuato Francesco Simone con il drone, e stiamo cercando se è presente il fiore, la Cnauzia. La Cnauzia è questa qua, giusto? A fiori viola? Esatto. Bene, ecco, vediamo se ci sono i coleotteri. Ecco il nostro Lidus. Io ho iniziato tutta la mia formazione da biologa a Roma 3, con la triennale, successivamente la magistrale in biodiversità e gestione degli ecosistemi. Durante questi 5 anni ho avuto la possibilità di interagire moltissimo con i professori che mi hanno fatto sempre più appassionare al mondo della zoologia, e quindi dopo varie uscite sul campo, esperienze in laboratorio e i vari esami dati, ho deciso di intraprendere proprio il mondo della ricerca, iscrivendomi al dottorato che ho appena concluso a fine gennaio. Quindi a breve volerò in California presso l'Università di Riverside, la UCR, e per il quale appunto proseguirò la mia carriera da ricercatrice. Giulia è sempre fortunata, è sempre la prima. Ecco la specie target. Questo coleottero della famiglia dei Meloidi è estremamente bello, interessante, come anche le altre specie che fanno parte di questa famiglia, in quanto è riconosciuto essere un parassita di vari ordini di insetti come cavallette, ma soprattutto api. Infatti gli stadi larvali vivono all'interno degli alveari, sono chiamati triangolini, e dal momento che studiare queste larve è estremamente difficile, non abbiamo certezze su come si svolga il ciclo parassitario all'interno dell'alveare, ma sappiamo che crea danni ingenti alla colonia di api. Inoltre i membri di questa famiglia sono interessanti perché produttori di cantaridina, un terpenoide estremamente tossico che utilizzano come arma difensiva contro la predazione. E è stato visto che può essere impiegato in modo valevole in medicina per esempio la cura antitumorale. Inoltre il nostro dipartimento, il Dipartimento di Scienze di Roma 3, si sta interessando in prima persona
allo studio di questa molecola con il progetto Cambio e anche dando varie tesi sia magistrali che per esempio la tesi di dottorato del nostro collega Marco Molfini. Ah sì, in effetti la cantaritina è proprio alla base del mio progetto di dottorato. Infatti sto studiando delle specie che si chiamano cantarifile, che sono attratte da questo terpene. Il terpene, come diceva Giulia, è prodotto da insetti della famiglia dei meloidi, ma anche dai demeridi. E io sto studiando le specie che vengono attratte da questo terpene, che lo mangiano e a loro volta lo utilizzano per difendersi. Per fare questo utilizziamo delle banali trappole a imbuto che si fanno costruendo, tagliando una bottiglia a metà e ripiegandola su se stessa. Quindi materiali di riciclo. Materiali di riciclo, 100%. All'interno mettiamo dei dischetti di ovatta con la cantaritina o senza cantaritina e poi le due trappole con cantaritina e senza cantaritina vengono appese su uno stesso albero. Quindi quella senza cantaritina ha il valore di controllo. Esatto, ha il valore di controllo, perché se io trovo molti insetti di un certo tipo in quella con la cantaritina e non li trovo in quelli senza, posso capire che quelli sono attratti dalla cantaritina. Al contrario, se li trovo nello stesso numero in entrambe le trappole, posso dire che ci sono caduti casualmente, non sono stati attratti dalla cantaritina. Perfetto, grazie Marco, buon lavoro. Appunto, io mi sono laureato a Roma 3, tutto il mio percorso di studi l'ho svolto a Roma 3, presso il Dipartimento di Scienze. E ho fatto una laurea collaborando con un progetto europeo sulla genetica di un coleottero che sta in direttiva habitat, diciamo a rischio di estinzione, comunque minacciato. Si chiama Rosalia alpina, per chi la volesse andare a cercare. E dopodiché, dopo la laurea, ho avuto sempre tramite anche il Dipartimento alcune collaborazioni esterne, sia con l'Università della Tuscia, sia con ISPRA, sia con il Parco delle Foreste Casentinesi, dove ho collaborato, ho lavorato con il reparto Carabinieri di Biodiversità. E dopo queste esperienze sono ritornato a Roma 3 per continuare gli studi e sto facendo appunto un progetto di dottorato in entomologia nel laboratorio del professore Di Giulio, insieme anche al professor Bologna e a Emiliano Mancini. Qui abbiamo delle bellissime formiche. Queste sono le formiche mietitrici, si chiamano, del genere Messor in particolare. E, sono delle formiche che si nutrono appunto di semi, come si vede anche come li trasportano, qui è molto bello, e fanno queste file lunghissime appunto che vanno dal formicaio fino alle zone dove c'è da mangiare, quindi il cibo di cui si nutrono, per poi riportarla al formicaio. Sono formiche molto grandi, possono aggiungere anche un centimetro di dimensioni, quelle più grandi, i cosiddetti soldati. Qua sarebbe bello poi trovare anche proprio l'ingresso del formicaio. E in Italia abbiamo 4 specie di questo tipo di formica. Queste sono formiche, si chiamano carpentiere, cioè sono formiche che fanno nidi, come anche per esempio proprio in questo caso, nel legno. Quindi questo è un compensato, una cosa simile, infatti ci stanno vari ingressi del nido. Sono formiche molto grosse queste, e vediamo anche qui molte larve, qui e qui. E sono formiche che tra l'altro mordono anche e fanno un discreto male quando ti mordono, però sono molto belle e sono tipiche perché sono tutte nere, opache e tutte della stessa dimensione. Le altre formiche che abbiamo visto prima invece, le formiche mietitrici, erano di dimensioni diverse, c'erano operai e soldati, appunto operai piccoli e soldati grandi. Come si riconoscono maschi e femmine? Allora, i maschi ci sono solo in certi periodi dell'anno e ci hanno le ali, sempre. Queste sono tutte femmine, operaie e soldati pure, sarebbe meglio chiamarli soldatesse, perché non hanno le ali, quindi quando vedete una formica senza ali sicuramente è una femmina. Hai trovato anche la regina? No, la regina no, è un po' più difficile da trovare.
io ho fatto anche io la triennale, la magistrale sempre all'Università di Roma 3, al Dipartimento di Scienze Biologiche, e dove ho avuto già fin da subito grandi opportunità, per esempio per fare molte escursioni, quindi molte esperienze proprio attive sul campo, affiancate poi alla parte più teorica. Dopo aver finito poi la magistrale, o meglio, durante la magistrale, ho anche fatto un'esperienza di tirocinio alla tenuta presidenziale di Castel Porziano come guida naturalistica, che poi mi è piaciuta talmente tanto che sto continuando a fare ancora adesso, 3 anni dopo praticamente. In più, già durante la magistrale e anche adesso durante il dottorato, ho avuto moltissime possibilità di fare molti viaggi appunto anche all'estero. Per esempio sono andato per 3 anni consecutivi in Spagna, vicino a Gibilterra, a cercare gli insetti di cui appunto mi occupo, e più ho fatto anche altri viaggi in altre parti, soprattutto d'Europa, anche per congressi sia nazionali che internazionali, a cui ho avuto l'opportunità di partecipare e far conoscere quindi il mio lavoro e la mia ricerca anche a molte altre personalità, diciamo, di spicco in questo campo. Ecco Francesco Simone insieme a Maurizio, un'altra nostra promessa della ricerca internazionale, che si è formato proprio a Roma 3, nel mio dipartimento, sia nella tesi di laurea triennale, poi magistrale, poi il dottorato, e adesso sta svolgendo un post-dottorato presso il nostro dipartimento. Stanno cercando insetti particolari, insetti chiamati coleotteri bombardieri, di cui Maurizio ci parlerà. Guardate quello, il sasso più grande forse è più idoneo. Questo prato pascolo è perfetto. C'è qualcosa? Eccone uno, guarda. Che fortuna! Quando si è fortunati. Facci vedere di che ecco si qua. Tratta e raccontaci adesso un po' che cosa mostro. Sono. Vedete, questo è anche piuttosto piccolino, colorato. Diciamo che sono dei coleotteri estremamente particolari, che appunto prendono il nome di bombardieri, per via delle loro incredibili abilità. Infatti sono praticamente gli unici animali nel regno animale che sono in grado di sopportare delle vere e proprie esplosioni all'interno del loro corpo. Questo gli è reso possibile grazie a delle particolari ghiandole addominali. Quindi pensate che in un animale così piccolo è presente un sistema estremamente specializzato e sofisticato. Che tu hai studiato nel dettaglio durante la laurea e il dottorato. Che ho avuto modo di studiare utilizzando diverse tecniche durante il mio percorso di dottorato e ancora prima di laurea. Praticamente, tra cui la microscopia elettronica. Esatto, buona parte degli studi sono stati resi possibili delle scoperte grazie all'uso dei microscopi elettronici. Liberano dal termine del loro addome in maniera anche crepitante, con dei suoni che forse adesso però non possiamo sentire, grazie alla miscelazione di sostanze che vengono prodotte in distretti diversi e unite solamente nel momento dell'esplosione. Quindi quando vengono disturbati è possibile per l'insetto liberare e produrre esplosivamente queste sostanze tossiche, quindi liberando una sostanza che già di per sé è repellente per i predatori, in più viene rilasciata a temperature molto elevate. Si stima infatti che nelle specie più grandi, come ad esempio alcune specie africane, possa essere raggiunta la temperatura dell'acqua in ebollizione praticamente a 400 gradi centigradi. In questo caso le nostre specie sono più piccoline, quindi non ci sono rischi o pericoli per noi, per la nostra incolumità, né per la pelle. Come vedete lo sto maneggiando. Però sono efficaci contro i nemici però naturali. Sono estremamente efficaci contro i nemici naturali, uccelli, lucertole, anfibi. Mentre invece le specie più grandi, tipiche dell'Africa, invece sono moderatamente pericolose anche per gli uomini, infatti se ne parla spesso nei trattati di dermatologia. E, ovviamente mi sono trovato molto bene durante questo percorso, fin dalla laurea triennale, e tant'è che ho continuato nella stessa università, ho avuto anche molte possibilità e opportunità. A partire questo soprattutto dalla laurea magistrale, infatti è stato possibile per me utilizzare degli strumenti molto particolari, che sono appunto microscopi elettronici e non solo, ed è stato possibile fare diverse esperienze e collaborazioni anche con altre università.
Ovviamente queste esperienze sono state, mi hanno portato anche in altri luoghi, in altri paesi, sia per attività di campionamento, sia per attività di laboratorio, oppure per consolidare quelle che erano, sono state delle collaborazioni legate alla microscopia elettronica soprattutto. Infatti partendo dall'uso degli strumenti, diciamo, per un'analisi, per delle indagini entomologiche, è stato possibile anche interessarsi ad altri aspetti che non sono solo strettamente legati all'entomologia. Sia ben chiaro, quello rimane l'interesse principale, però è stato anche emozionante, ed è tuttora emozionante e bello poter spaziare, potersi interessare di altri aspetti che vanno da quello microbiologico a studi ultrastrutturali in delle cellule di interesse umano, per esempio cellule pluripotenti indotte, o comunque addirittura anche altri settori. Torniamo in laboratorio a studiarli. A dopo. Allora, qui ci troviamo nella stanza dei microscopi elettronici e abbiamo in questa stanza tre tipologie diverse di microscopi. Microscopio elettronico a trasmissione, e poi vi mostrerò gli altri due tipi, il microscopio elettronico a scansione e a fascio ionico. Cominciamo dal più tradizionale per i biologi dei microscopi, il microscopio elettronico a trasmissione. Come vedete è di dimensioni piuttosto cospicue, soprattutto questa colonna spicca, che è la colonna elettronica, perché i microscopi elettronici sfruttano proprio questo principio, cioè non utilizzano la radiazione luminosa della luce visibile, ma utilizzano un fascio di elettroni prodotto da una sorgente presente all'estremità superiore della colonna e focalizzato all'interno di questa colonna da lenti elettromagnetiche dei condensatori che focalizzano il fascio elettronico e lo fanno aprire sul campione. Il campione in questo caso, nei microscopi elettronici a trasmissione, è una sezione ultrasottile di qualsiasi tessuto biologico. Noi abbiamo come modello di studio gli insetti, quindi studiamo appunto dei tessuti di alcune parti, ad esempio per studiare il tessuto ghiandolare difensivo di alcuni organi, ma in realtà i biologi lo studiano appunto. Studiano le cellule sia in stato normale che patologico, si studiano i batteri, i colleghi microbiologi e così via. Il campione viene immesso a questa altezza della colonna elettronica e il fascio lo attraversa. Gli elettroni che vengono trasmessi attraverso il campione, attraverso l'opacità del campione, danno un'immagine alla base di questa colonna. Una volta si usavano delle lastre fotografiche, adesso chiaramente l'acquisizione è computerizzata. E per essere tagliato così sottile, la fettina di campione è dell'ordine di tra i 60 e i 100 milionesimi di millimetro di spessore, serve una preparativa del tutto particolare che utilizza l'inclusione, dopo la fissazione di cui vi parlavo prima, utilizza l'inclusione all'interno di una resina epossidica che appunto diventa estremamente solida e può essere manipolata e tagliata mediante un ultramicrotomo, vale a dire uno strumento che utilizza delle lame o di cristallo o anche di diamante per far arrivare a una sottigliezza di quella che vi parlavo. E naturalmente queste fettine microscopiche che vanno raccolte sulla superficie, che galleggiano sulla superficie di un'acqua purissima, vengono raccolte mediante dei retini, delle reticelle, che sono estremamente piccole. Sono reticelle di zinco o di rame che appunto devono essere prese molto delicatamente con le pinzette, come vedete veramente sono pochi millimetri di diametro, e all'interno di questa reticella viene depositata la fettina di campione. A questo punto la reticella con il campione subisce ulteriori contrasti con metalli pesanti e altri trattamenti
e viene depositata su un braccio mobile. All'estremità di questo braccio mobile e poi inserita a metà del percorso elettronico, ecco, a questa altezza. Adesso c'è un altro portacampioni all'interno. Quindi va inserita sotto vuoto, i microscopi elettronici funzionano sotto alto vuoto per permettere agli elettroni di non appunto deviare il loro flusso e di farli scorrere. E quindi praticamente il fascio investe il nostro campione e l'immagine viene acquisita nella parte inferiore del microscopio. Questo è lo strumento che ha permesso praticamente degli avanzamenti incredibili all'inizio dagli anni 30 del secolo scorso fino ad oggi nella biologia cellulare. Naturalmente viene utilizzata in maniera trasversale da tantissimi colleghi biologi. Altro strumento invece che ha un principio di funzionamento simile, ma mostra invece la superficie esterna di campioni tridimensionali, è il microscopio elettronico a scansione. Spostiamoci qui su quest'altro microscopio estremamente potente, forse quello più conosciuto dai più quando ci fanno vedere le immagini di acari di grandi dimensioni ingranditi migliaia di volte. E in realtà questo microscopio riesce, rispetto alla microscopia elettronica classica, come diciamo allo stereoscopio ottico, riesce a ingrandire il campione fino a 1 milione o 2 milioni addirittura di volte. Questo arriva a 1 milione di ingrandimenti, che sono un'enormità. Per i nostri scopi ne bastano molto, molto meno. Vi faccio vedere, ad esempio, questo insetto, che appunto può essere facilmente ingrandito. È un insetto di pochi millimetri, che stiamo studiando dal punto di vista morfologico, funzionale, e che può essere ingrandito zoomando in maniera estremamente semplice senza dover rimettere a fuoco. Quindi questa è un'altra capacità estremamente importante del microscopio, fino ad arrivare a evidenziare dei dettagli piccolissimi, delle setole che sono presenti sul capo, la forma di alcuni organi antennali con cui percepiscono gli odori, percepiscono il gusto o addirittura l'udito, perché negli insetti l'udito è strettamente correlato al tatto. E quindi questo è un microscopio che, come vedete, si chiama a scansione perché è dotato, tra le varie componenti che muovono il fascio elettronico, anche di una bobina di scansione che permette muovere il cosiddetto pennello elettronico da sinistra verso destra, dall'alto verso il basso, estraendo l'informazione morfologica della superficie del campione in maniera puntiforme. Più è lenta la scansione, più informazioni vengono tratte dal campione stesso. Quindi se io abbasso la velocità di scansione, come vedete, abbiamo un'immagine molto più a una risoluzione molto più alta. Effettivamente il microscopio elettronico è stato ideato proprio per superare i limiti del potere di risoluzione dovuti all'utilizzo della luce visibile nei microscopi ottici. Utilizzando la luce visibile, visto che il potere di risoluzione, cioè la capacità di distinguere due punti molto ravvicinati, varia in funzione della lunghezza d'onda, della radiazione impiegata. Se la radiazione luminosa diciamo che ha una lunghezza d'onda che è 100.000 volte inferiore a quella degli elettroni, e quindi
riusciamo ad avere un potere di risoluzione estremamente più accurato con un microscopio elettronico. Per questo motivo, microscopi elettronici ci permettono veramente di studiare la superficie dei campioni, anche piccoli o piccolissimi, e mettere in evidenza dei dettagli degli insetti estremamente di dimensioni estremamente ridotte. L'ultimo microscopio che vorrei farvi vedere è il microscopio un pochino più avanzato come tecnologia rispetto al microscopio elettronico a scansione classico, ed è il microscopio elettronico a doppio fascio, con un fascio sia elettronico che ionico. E questo è chiamato FIB-SEM. Questo è lo strumento che vedete. E funziona esattamente come un microscopio a scansione, perché ha una colonna elettronica che è un pochino più compatta di quella che vi ho fatto vedere prima, e appunto può essere utilizzato per caratterizzare la superficie dei campioni. Ma in più ha anche questa colonna ionica, che spara dei proiettili, degli ioni, gallio in questo caso, molto più grandi e permettono lo scavo sulla superficie del campione a livello nanometrico. Quindi praticamente noi possiamo utilizzare questo microscopio come un nano bisturi per incidere il campione facendo delle sezioni seriali trasversali e mettere in evidenza l'interno del campione, l'anatomia del campione stesso, andando a utilizzare con precisione il doppio vantaggio della microscopia a scansione e della microscopia a fascio ionico focalizzato. Quindi adesso vi facciamo vedere alcune delle potenzialità che si possono realizzare utilizzando queste tecnologie. E, ad esempio, Maurizio adesso sta osservando un campione che è la testa di una formica. Come vedete, è una formica di un paio di millimetri di lunghezza, e la testa della formica non ci aspetteremmo che ha tutte queste creste, queste sculture bellissime, oltre alla presenza appunto degli ommatidi dell'occhio composto, che permettono una visione. Nelle formiche la visione non è poi così, diciamo, sviluppata rispetto agli altri sensi. Il senso chimico è sicuramente molto più sviluppato. Si muovono quasi esclusivamente in funzione guidate dal loro istinto utilizzando feromoni e altre sostanze chimiche, però hanno appunto degli occhi che gli permettono di orientarsi anche rispetto all'ambiente circostante. E possiamo far vedere anche una parte dell'antenna della formica stessa, con tutti gli organi di senso di ricezione, di senso chimico, che permettono alla formica di percepire i feromoni, come il feromone di aggregazione, il feromone appunto di allarme e così via, e di comunicare nell'integrazione delle informazioni che vengono svolte all'interno del nido. Quindi, mediante questo microscopio, noi possiamo andare a individuare il singolo organo di senso, scavare alla base, studiare quali e quanti neuroni sono presenti alla base di ogni organo di senso e cercare di capire la funzione di quell'organo. Se sono presenti dei neuroni disposti in un certo modo, avremo sicuramente una informazione di tipo tattile piuttosto che chimica e così via. Quindi sono delle tecnologie estremamente potenti che permettono una caratterizzazione dell'ultrastruttura, oltre alla morfologia fine della superficie del campione. E, a questo punto io direi di mostrarvi alcune delle ricerche che vengono svolte
presso il nostro dipartimento e presso il laboratorio di microscopia e di entomologia, appunto. E, ricerche che riguardano, hanno riguardato negli anni diversi modelli di studio, tutti, come potete immaginare, focalizzati appunto sulla biodiversità degli insetti. E vi faccio vedere qualcosa che riguarda anche una parte morfologia, tanto per rimanere in tema di questa chiacchierata, appunto. Morfologia che però non può avere senso se non la si contestualizza in un ambito nel comportamento e nella funzione della morfologia stessa, perché tutti i caratteri esterni del corpo sono il risultato di milioni di anni di adattamento e di selezione naturale, quindi l'evoluzione che ha agito. Vi faccio vedere in questo caso una ricerca che ho svolto negli ultimi anni su alcuni parassiti di insetti sociali, parassiti di formiche, che sono questi coleotteri qui, che vi ho mostrato prima anche al microscopio a scansione. Loro vivono all'interno dei nidi di formiche e non sono riconosciuti dalle formiche stesse, in quanto hanno un odore generale che ricorda molto quello delle larve delle formiche. E in aggiunta a questo, loro sono in grado di emettere delle droghe vere e proprie da organi ghiandolari situati nelle antenne, in varie parti del corpo, e appunto queste droghe abbassano l'aggressività delle formiche e permettono all'insetto di sopravvivere all'interno del formicaio entro il quale loro fanno razzia di larve di formica, perché sono dei predatori degli stadi di sviluppo. In realtà succhiano il sangue delle larve di formiche. La diversità di questi organismi è incredibile dal punto di vista morfologico, perché proprio per la grandissima modificazione di alcune parti sviluppate in senso ghiandolare. E ecco, se vedete ad esempio l'antenna di questa formica, presenta alcune parti che sono ricche di organi di senso meccanico e permettono anche l'acquisizione di un'informazione vibrazionale delle formiche, quindi si rendono conto al buio del formicaio quando una formica si sta avvicinando. E addirittura le formiche comunicano anche mediante l'emissione di suoni, loro riescono a percepire l'emissione dei suoni e a riprodurre a loro volta dei suoni che imitano quelli delle formiche, quindi veramente dei parassiti perfetti. Le loro antenne sono molto variabili come forma e hanno al loro interno un sistema ghiandolare più che sensoriale, in realtà sono degli organi veramente tramutati in organi da organi di senso a organi di emissione di sostanze, come vi dicevo prima, pacificatorie. E qui vedete alcuni degli organi di senso presenti sulle antenne. Con questo microscopio, il FIBSEM, possiamo sezionare uno di questi organi di senso presenti sulle antenne e vedere la struttura interna, l'ultrastruttura ad esempio, come in questo caso. Guardate una sezione trasversale che può essere riprodotta. Questo è un organo di senso di 5 millesimi di millimetro come dimensioni e mediante il FIBSEM noi riusciamo a fare delle sezioni seriali trasversali che poi possono essere ricostruite tridimensionalmente e mettono in evidenza le diverse parti del campione, un campione veramente piccolissimo. E altra ricerca che vi posso raccontare è quella su alcune larve di coleotteri presenti nella foresta equatoriale dell'Ecuador, e larve che sono molto diverse dalla struttura delle loro parenti più strette, perché hanno un organo di senso ghiandolare all'estremità dell'addome. E questo, che è chiamato disco terminale,
è un organo che loro utilizzano per tappare delle gallerie che appunto scavano all'interno del fango sugli argini dei ruscelli. È un organo in senso estremamente complesso e molto muscoloso. E quindi ha una struttura cosiddetta fragmotica, che tende a chiudere come la porta appunto della loro camera. Ma lo usano anche come organo trappola. Se vedete in questo filmato la predazione da parte di una di queste larve nei confronti di una piccola larva di drosofila, quindi il moscerino della frutta, che in allevamento davamo appunto da mangiare a queste larve. Se vedete appunto l'organo all'estremità dell'addome viene posizionato a chiudere saldamente la camera, e quando arriva la potenziale preda viene azionato come una trappola veramente micidiale, e permette lo scatto come una botola, permette lo scatto dorsale del tutto atipico per un insetto, e viene trascinato all'interno della tana per divorarlo appunto. E quello che sono andato a studiare mediante i microscopi è come è fatto questo organo, se è un organo ghiandolare, sensoriale, e che struttura, di che cosa si tratta. Queste sono immagini al microscopio a scansione che fanno vedere prima la larva in toto e poi zoomate sull'organo terminale. Sono riuscito appunto a scoprire, grazie alla microscopia, che tutto il disco terminale è ricoperto dagli organi di senso tattile, che rendono danno informazioni alla larva stessa sulla posizione della preda in corrispondenza del disco. Queste che sono degli organi tipo delle piccole rose all'interno di un vaso, come dei piccoli fiori, in realtà sono veramente degli organi di senso estremamente precisi. E come vedete, questo microscopio può arrivare a degli ingrandimenti su ognuno di questi organi estremamente. Questo è un millesimo di millimetro, un micron, e dà informazioni. Utilizzando quest'altro microscopio, il FIBSEM, come vedete c'è un sezionamento seriale di ciascun nella zona appunto di interesse, che permette di mettere in evidenza anche la struttura interna di tutto l'organo, e quindi mettere in evidenza come è fatta questa setola sfrangiata appunto, e qual è la sua struttura più interna, che ne permette il funzionamento e il trasferimento dell'informazione. Questa è un'altra ricerca che riguarda invece delle larve di piccoli coleotteri parassiti di api. E queste larve praticamente schiudono da uova depositate sotto ai fiori. Le larve si trasferiscono sul capolino del fiore e in pratica aspettano l'ape che va a bottinare il fiore. Una volta che arriva l'ape, si aggrappano mediante alcune strutture con le zampe o le mandibole alle setole dell'ape stessa, di cui appunto è ricoperta, e si fanno trasportare al nido, un po' uno stratagemma simile a quello del cavallo di Troia. E una volta all'interno del nido si trasformano in voraci predatrici di larve di api, e quindi causano dei danni. Ma non solo mangiano le larve, ma mangiano anche le provviste delle api, anche il miele. E questa larva si immerge completamente all'interno del miele e lascia fuoriuscire soltanto una specie di snorkel, un boccaglio, perché respirano gli insetti mediante trachee, dei tubi. E questa unica parte gli permette, che è uno spiracolo cosiddetto, gli permette di respirare e di non affogare all'interno del miele. Con questo microscopio, come vedete, sono andato a vedere l'ultrastruttura di questo spiracolo,
e tagliando una sezioni seriali del campione sono riuscito a mettere in evidenza che c'è una struttura da filtro che filtra evidentemente il polline o altre impurità di cui è ricoperta l'ape e permette anche la respirazione nel sistema tracheale dell'insetto. Questo per farvi vedere anche le potenzialità, di incredibili potenzialità di questo strumento. E qui inizia appunto la trachea con i vari strutture. Questo io potrei andare avanti per giorni, perché negli ultimi 20 anni abbiamo messo insieme veramente tantissimi esempi di ricerca, però vorrei forse farvi raccontare da Maurizio quello che aveva iniziato a raccontarvi sul campo, che è quello, diciamo, il sistema di ghiandole esplosive che stiamo studiando già da una decina d'anni di alcuni coleotteri, e che appunto aveva già accennato sul campo, però possiamo naturalmente riprendere facendolo vedere nei dettagli più fini e farne appunto vedere il funzionamento. Se vuoi dargli, visto che è stato l'oggetto della sua laurea magistrale, del suo dottorato, è sicuramente più idoneo lui a spiegare questa. Oltretutto è un abile microscopista elettronico, non è un'arte facile, vi assicuro. E ci vuole molta pazienza, perché al di là del scenario molto rapido di oggi, è senz'altro un mestiere che diciamo necessita di tempi molto lunghi e di una precisione quasi assoluta. Quindi raccontagli quest'altra ricerca. Sì, con piacere. Dunque, come già vi avevo accennato, diciamo, questi coleotteri prendono il nome di bombardieri proprio perché sono in grado di rilasciare delle sostanze altamente tossiche, quindi già di per sé pericolose, ma ad una temperatura estremamente elevata, tra 55 e 100 gradi centigradi. Diciamo che in generale quasi tutti i coleotteri sono in grado di rilasciare delle sostanze difensive dal termine del loro addome. Tuttavia solamente questi sono in grado di produrle veramente in maniera esplosiva, proprio al momento, proprio nel momento in cui le rilasciano. Questo è reso possibile proprio dal loro particolare sistema. Infatti abbiamo, diciamo, quasi si intravede, diciamo, come è fatto il sistema. Questo si trova proprio al termine del loro addome, e abbiamo una prima parte ghiandolare che produce sostanze già di per sé abbastanza pericolose, che sono acqua ossigenata e chinoni. Questo già è abbastanza sorprendente. Sono tossiche, tuttavia vengono contenute all'interno di questo sacco. E al di là, diciamo, della citotossicità delle sostanze, che già è abbastanza particolare, però non esplodono di per sé. La reazione veramente esplosiva e che libera energia avviene in queste camere di reazione cosiddette. Sono praticamente delle strutture fortemente sclerotizzate e di grande interesse anche per uno studio di biomimicry per l'uomo. E praticamente queste camere contengono degli enzimi, delle sostanze che favoriscono una reazione fortemente esotermica e quindi capace di liberare tantissima energia in pochissimo tempo, e quindi la produzione delle sostanze che verranno rilasciate all'esterno. Ovviamente noi le abbiamo studiate da un punto di vista non tanto chimico quanto da un punto di vista morfologico e da un punto di vista anatomico. E qui infatti possiamo vedere alcune immagini del sistema al microscopio ottico e poi al microscopio elettronico. E diciamo che quindi lo studio in particolar modo di queste componenti, anche grazie al microscopio elettronico, ci ha permesso di capire al meglio come funzionano. Ad esempio qui abbiamo questi dotti che collegano le ghiandole alla camera che contiene queste prime sostanze. Siamo riusciti appunto a vedere
la struttura più fine all'interno, ad esempio la presenza di un filtro che impedisce il reflusso di queste sostanze e quindi dei danni alla parte cellulare. E questo penso che poi abbiamo finito le diapositive in realtà dedicate, però vi posso far vedere ecco, qualcos'altro per quanto riguarda diciamo, ecco, proprio la parte ghiandolare. Ovviamente grazie al microscopio elettronico a trasmissione possiamo avere delle informazioni proprio su, non solo a livello della singola cellula, dell'organizzazione del tessuto, ma proprio a livello del singolo organello. E questo insieme, diciamo, unitamente all'analisi al microscopio a scansione, ci ha permesso di capire come riescono a produrre, diciamo, queste sostanze senza creare dei danni particolari alle cellule, che abbiamo appunto esempi di diversi tipi cellulari che portano a produzione di sostanze diverse. Qui invece di nuovo abbiamo altri esempi di organi di senso che, come già vi diceva il professor Di Giulio, diciamo, grazie in questo caso invece al FIPSEM è stato possibile avere delle informazioni estremamente precise sul tipo di organo sensoriale e su quali tipi di neuroni riescono appunto ad innervarlo e quindi quale possa essere la sua funzione. E qui altri esempi similari, ecco, abbiamo delle sequenze dove si vede anche in questo caso uno scavo e la produzione in maniera seriale di queste immagini che ci hanno permesso di capire per l'appunto questo organo di senso quale tipo di stimoli potesse recepire. E niente, quindi direi che Bene, grazie ripasserei il Maurizio. microfono. Sì, io per concludere appunto questa carrellata di tecniche e di storie appunto naturali degli insetti, vi farei vedere anche un'altra tecnologia che è quella della microtomografia assiale computerizzata fatta a livello nanometrico su degli insetti. E di questo, questo rappresenta la tesi che sta svolgendo di dottorato Francesco Simone, e vi ha già accennato sul campo diciamo all'ambito delle sue ricerche, e penso che appunto Francesco Simone ce le può raccontare in maniera molto più accurata e dettagliata di me. Quindi passo la parola di nuovo a Francesco Simone. Allora, sì, io come già vi avevo raccontato e anche come il professore vi ha un po' accennato, principalmente mi occupo di questo tipo di coleotteri. Qui vedete un'immagine, adesso vi spiegherò che cos'è in particolare questo che vedete, che sono quei coleotteri che avete visto anche prima al microscopio elettronico a scansione, quei coleotteri mirmecofili, quindi che si trovano e vivono assieme alle formiche. E non vengono attaccati, per in quanto riescono a, diciamo, mimetizzarsi e a, potremmo dire, nascondersi da un punto di vista chimico, all'interno del formicaio, e dove passano la maggior parte della vita. In particolare, siccome, è molto interessante lo studio di questi insetti e anche tutte le forme, quindi diciamo la morfologia esterna che hanno questi animali, io mi sto andando a concentrare con il mio dottorato, a cui sono più o meno a metà. Adesso sto a metà del secondo anno, mi sto andando a concentrare su quella che è l'evoluzione che hanno avuto questi coleotteri, questi insetti, durante appunto la storia, assieme alle formiche. Come faccio questo? Sia utilizzando la microscopia elettronica a scansione e a trasmissione, ma anche utilizzando altre tecnologie molto avanzate, come per esempio la microtomografia computerizzata. Detto in parole molto semplici, che cosa va a fare questo macchinario? Io inserisco un campione al suo interno e fa una sorta di TAC, come quelle che a volte ci andiamo a fare noi in ospedale, dell'intero insetto. Per questo si chiama anche micro-TAC, perché ovviamente è tutto ridotto in scala. Il risultato qual è? È questo che vedete qua, ma ve ne posso far vedere anche un altro, per esempio quest'altro. Ovvero i miei insetti che ho scansionato vengono poi riprodotti innanzitutto come una sequenza di immagini bidimensionali in due dimensioni, che poi io con un computer apposito molto potente che abbiamo in laboratorio sono andato a ricostruire
per arrivare ad avere questi che sono dei, appunto, modelli tridimensionali di tutto il corpo dell'insetto. Qui c'è ancora altri tre esempi che vi posso far vedere. E in questo modo io posso andare a vedere con un altissimo livello di dettaglio praticamente tutta la superficie esterna, ma non solo, dell'insetto. Perché a me ovviamente quello che interessa anche nel mio dottorato è andare a vedere come si sono evolute tutte le strutture interne di questi animali, quindi per quanto riguarda ad esempio la muscolatura, il sistema nervoso, il apparato digerente, eccetera, nelle varie specie, nei vari, diciamo, tipi di coleotteri. E a tal proposito ho proprio un video che vi fa vedere come questi modelli tridimensionali che sono andato a ricostruire mi permettono di vedere anche perfettamente tutta quella che è la struttura interna dell'animale, quindi la muscolatura, in questo caso il sistema nervoso. Adesso vedete nelle zampe anche qui tutta la muscolatura che ne permette appunto il movimento. E questo è un esempio di video. Ovviamente io con questi altri due video di esempio vi faccio vedere che i modelli sono completamente manipolabili da me, quindi li posso ruotare essendo tridimensionali in tutte le direzioni, e questo mi permette di andare ad analizzare e a vedere più nel dettaglio, per esempio, ecco, le antenne, oppure il capo, quindi la testa con gli occhi, o ancora l'apparato boccale, quindi come si nutrono questi insetti. Ci stanno alcune specie che si nutrono appunto di larve di formiche, come diceva anche il professore prima. E quindi questo mi permette di andare a vedere, da un punto di vista evolutivo, tutta l'evoluzione che hanno avuto queste forme, queste strutture, sia esterne, soprattutto le antenne e il capo, ma anche quelle interne, in particolare la muscolatura. E questo, siccome non è ancora stato mai studiato, in particolare con queste nuovissime tecnologie, è un lavoro molto, molto appassionante e molto, molto interessante, che spero darà anche i risultati a cui puntiamo. E poi questo è il succo del mio lavoro. A te, Andrea. Bene, io penso che vi ho fatto vedere una serie di, diciamo, alcune fasi della ricerca. Naturalmente, abbiamo saltato tutte le parti tecniche di preparazione dei campioni, che durano a volte piuttosto a lungo. E non è tutto semplice, però sicuramente il risultato giustifica un impegno, anche uno sforzo economico da parte dei dipartimenti piuttosto ingente. E naturalmente tutte queste ricerche poi vengono pubblicate su riviste internazionali e appunto diffuse tramite congressi e nei canali scientifici. E a questo punto penso che possiamo dare spazio alle domande e se avete delle curiosità appunto che vi hanno suscitato queste immagini o queste tecniche, potete tranquillamente farmele. Vi ringrazio comunque dell'attenzione e spero di vedervi presto qui a Roma 3.